Mi sento un po' una sopravvissuta. Posso menarmela in giro? Sono Esatto. sopravvissuta 10 minuti in Valerio Street. Ciao a tutti, io sono Teo e questi non sono i Cinefacts, però parlo del video sui Cinefacts di Pulp Fiction che è andato sul canale ieri. Praticamente volevo far notare una cosa che magari non tutti hanno notato. Io non l'avevo notata, cioè io ci ho fatto caso mentre lo montavo il video, anzi neanche mentre lo montavo, mentre lo esportavo, riguardandolo l'ultima volta per vedere se era tutto a posto, mi sono fissato non su di me, su quello che dicevo, sui tagli, ma su quello che succede dietro. E magari non tutti hanno notato cosa succede dietro. E adesso lo faccio vedere. Allora, ero in un quartiere che non era proprio il massimo della vita. Eravamo poco sopra North Hollywood, in questo quartierino di stradine proprio un po' così losche, vicino a una superstrada. Se ci fate caso, mentre io parlo, c'è un tizio con la maglietta bianca che a un certo punto spunta e mi guarda, perché io ero lì con la macchina che stavo girando davanti a quella che presumo fosse casa sua. Ecco, subito dopo torna verso il pick up parcheggiato, fa un po' il vago, mi guarda e hop, va a prendere una roba sotto il parafango della macchina. Poi si alza e se la mette nei pantaloni, non so se nelle mutande o nella cintura, comunque è lì che magheggia. Poi sempre guardandomi tra l'allero e hop, e va a prendere un'altra cosa sotto il frontale della macchina, che non so neanche come si chiami perché io di macchine non so nulla, e se la mette in tasca e si allontana. Ecco, dopo questa cosa lui esce dal garage e praticamente va a mettersi dietro di me, non si vede perché lo impallo io. In quel momento arriva un pick up. Se voi guardate nel riflesso dell'altro pick up in fondo, si vede il tizio con la maglietta bianca che è lì. Si dicono una cosa al volissimo, poi il tizio con la maglietta bianca si allontana velocemente e quando sbuca dietro di me è ancora lì che mi guarda. Il tipo col pick up se ne va subito guardandomi abbastanza male e si allontana anche lui. E a questo punto potrei far scattare un sondaggio. Scrivetemi nei commenti, secondo voi, cosa stava facendo il tipo con la maglietta bianca, con la macchina, che si metteva le cose in tasca? Cosa si metteva in tasca il tipo con la maglietta bianca? Perché era andato lì il tipo con il pick up? E perché il tipo con il pick up è andato via subito, guardandomi non proprio contento? Ecco, la conclusione di tutto ciò, qua intanto a Milano piove col sole, si capisce che cazzo stia succedendo. Quando mi sono accorto di questi magheggi che stavano avvenendo dietro di me a Los Angeles, ho detto, ma fammi controllare se Valerio Street è in una zonaccia, perché sì, non era il massimo della vita, però non mi sembrava una cosa così incredibile. Provate ad andare a cercare su Google Valerio Street. E uno dei suggerimenti all'inizio è Valerio Street Gang, perché pare che sia in mano a una gang di latinos abbastanza famosa a Los Angeles, ma io non lo sapevo. Quindi ho rischiato la vita per raccontarvi delle cagate su Pulp Fiction. Forse la prossima volta che faccio un Cinefacts on location mi informerò prima su che cacchio di zona sto andando a frequentare con la telecamera accesa e puntata sulle case della gente. Ma prima di continuare chiederei una testimonianza a chi si trovava lì. Mi sento miracolata. Sì. Dai, è stata una bella esperienza girare il Cinefacts a Valerio Street, Los Angeles. Bellissimo, guarda. A parte lo spaccino che c'era dietro di te, passavano di quegli elementi in macchina che ogni volta pregavo che non si fermassero lì. E infatti non si è fermato nessuno, nel video non si vedono. Però ci guardavano tutti malissimo. Ecco, si vede solo quello del pick up che mi guarda male e il tizio con la maglietta bianca. E quindi la prossima volta magari documentiamoci meglio prima di fermarci in posti oscuri. Ma secondo te cosa stava facendo quello che aveva la maglietta bianca? Stava nascondendo il fumo, la droga. Nascondendo o recuperando? Secondo me lo stava recuperando e se l'è messo in tasca. Però poi l'ha rinascosto. Ma ne ha preso un altro, cioè aveva due posti. Faceva delle cose troppo losche. Però adesso possiamo raccontarlo, quindi la cosa bella è quella. Mi sento un po' sopravvissuta. Posso menarmela in giro? Esatto. Sono sopravvissuta 10 minuti in Valerio Street. Beh, 10 minuti che forse erano anche di più. Sì. Eh? Tu sei lento. Nelle braccia dei Valerio Street Però Latinos. Se continuavo a dire hai finito, non è perché mi stavo annoiando, mi stavo rompendo le balle, è perché
non mi sentivo proprio a mio agio. Ma infatti si vede nel video che chiudo a una velocità che neanche i DJ... Però il tipo in bicicletta mi ha fatto ridere. Sì, il ragazzino che sembrava un po' quello di Breaking Bad. Ma porca puttana, ma porco cane. Tra l'altro adesso il risultato di questo video potrebbe essere anche quello che, non si sa bene come, ma gli arriva agli abitanti di Valerio Street. Uno si fa una bella vacanzina qua in Italia. E ecco, diciamo che se a un certo punto non vedete più i miei video, sapete il perché. Adesso c'ho un po' di paura però. Vado a comprare un allarme. Ciao Ne. Comunque ascoltano proprio la musica di me.